Allora, come ben sai, quando hai un hobby, utilizzi. Io finché è stato solo un hobby, ancora adesso è un hobby, perché non utilizzo cose fatte apposta per me. I piatti, le coppe, sono fatti su vecchi stampi che io ho recuperato e c'è un tornitore che me li fa. È comunque un riciclaggio di cose, ma non, cioè io non vado in fabbrica e dico ma servono 10 coppe, no? Perché, per esempio, qua c'è tutto l'alluminio, qua e lassù. Questi sono tutti oggetti che si usano in pasticceria. Il babà gigante, il crème caramel, cioè sono tutte cose che io recupero nei magazzini, vecchi magazzini dismessi, anche posti più commerciali, perché poi, come dicevamo, come si dice al mio paese, tante niente a cilettro ciuccia, tante piccole malattie ammazzarono l'asino. Cioè, se tu componi le mie lampade, magari questo non l'ho pagato, il freno di una macchina, la molla di un ammortizzatore, questo è un tamburo di una 127, questo è un ammortizzatore che si era spezzato, e poi tutto il resto però costa, e adesso il rame è una cosa, e non voglio essere esoso, nel senso che è una cosa che mi piace fare, preferisco venderne due di lampade, non una, perché potrei vendere questa a 500 euro, ma preferisco venderla a 300, 250 e avere lo stesso guadagno vendendone due, perché quando sto qua dentro, per me, ecco, la mia musica, il cane gira. Non prendo una casa in affitto, io sto in affitto sempre. Non prendo una casa in affitto se non ho la possibilità di avere il laboratorio a fianco. Poi il mio magazzino è qua, dopo ve lo faccio vedere da vicino, perché là dentro c'è di tutto di più. Perché qualsiasi cosa che non sia plastica è un qualcosa che mi dà uno La stimolo. plastica perché non la usi? La plastica è morta, non, la puoi fondere, non ci puoi fare niente più. Il ferro lo puoi sempre comunque assemblare. La plastica quando stringi si schiaccia, mi piacerebbe perché tanta plastica va in giro. È lo spirito per cui è nato il mio lavoro, è non buttare via la roba. Quello che vi dicevo prima di mio padre. E una delle cose più belle che mi abbiano detto è che sono un archeologo industriale. Un esempio banalissimo. Questo qua è un vetro anni, cioè 80 anni, 90. Se lo toccate è quasi impercettibile. Sì, è Ed è una sottile, leggerezza unica. E poi si vede dal buco che c'è sopra. Questo era assemblato con il gesso, come facevano una volta l'arte veneta. Questo qua è Murano, questo qua è arte veneziana. sì, questa è la Questo è il classica. classico. Questi venivano assemblati con i braccetti sempre di vetro. I braccetti sono quello che Sì. io costruisco col rame. Quando usi, questo è un vetro che ho pagato 65 euro se non sbaglio, però è così bello che non riesco a dirgli di no. È come quando sto di fronte a un piatto, ho fatto la minestra a Maretale, che è un piatto del mio paese, è verza, patate e fagioli. Sono diabetico, quindi dovrei stare attento, però non riesco a dire di no. È così un vetro così, come questo.